E molti sindaci del Cosentino hanno accolto questa mattina l'invito del presidente della provincia, Mario Oliverio, ad un confronto allargato sulle energie sostenibili, un confronto allargato al Ministero dell'Ambiente. Vediamo il servizio di Mara Martelli. La provincia del sole, ci sono le donne e gli uomini cresciuti nelle amministrazioni comunali, nelle università, nella ricerca, ci sono i tecnici venuti a Cosenza a guardare in faccia cosa può essere la modernità in fatto di ambiente, dunque di energie alternative a quelle che lo danneggiano, ma è la politica, nelle parole del presidente della provincia Mario Oliverio, a trovare la sintesi più appropriata. Parlando del Cosentino dice sarà il territorio del sole, ed è proprio la politica, come giusto che sia, a raccogliere la sfida che viene dall'Unione Europea. Siamo già in ritardo in fatto di energie sostenibili, bisogna recuperare. Allora c'è chi, essendo chiamato a governare un'amministrazione, decide di mettersi alla testa di un progetto e guidare così i sindaci nell'universo dei fondi europei, utili per sfruttare al massimo le risorse alternative a quelle esistenti, a quelle che inquinano. Nasce così il patto dei sindaci. È un progetto importante che punta a utilizzare pienamente in modo intelligente le risorse dell'Unione Europea, ma punta soprattutto a fare di questa provincia la provincia che utilizza le fonti energetiche solari, quelle del fotovoltaico, quelle idriche, quelle eoliche, e le utilizza in direzione di una ricaduta per il sistema delle imprese e per le civili abitazioni.